Le immagini di Punto 5 dagli spogliatoi, mister Sansone deve rinunciare a Mandragora ed Esposito, mentre Lanteri per il Napoli Arpino lascia in tribuna Sollo e Pullo. Il Planet Scafati vuole assolutamente tornare alla vittoria dopo il passo falso casalingo, al cospetto di una delle squadre più in forma del momento. Ed è proprio il Napoli Arpino a sfruttare subito un'ingenuità difensiva con Maddalena per portarsi in vantaggio, ma non trova la porta il bomber. Napoli Arpino che anche in questa circostanza va vicino al gol, si salva in qualche modo Amoruso. Terza chance per Maddalena che va a colpire la parte esterna della porta. E poi attenzione a questa occasione per lo Scafati che reclama il rigore, ma dalle immagini se c'era fallo sicuramente fuori area. L'arbitro ha lasciato proseguire ancora un palo colpito da Maddalena, il preludio al gol che arriva sul calcio di punizione, piazzata mai la barriera, anche il posizionamento di Amoruso, e Maddalena sblocca il punteggio al minuto numero 13. Chance per Mirano sul calcio di punizione, poi il destro a distanza di Maggio, ancora una punizione di Mirano, il tapino successivo di Ferraioli con la parata di Tommasone che si supera anche su questa conclusione quasi all'incrocio dei pali. Ripartenza velocissima del Napoli Arpino con il quasi autogol, la sfera colpisce il montante, poi questo pallonetto un po' fortunoso di Maddalena che vale il gol però del 2-0 al minuto numero 27, quando sembra che il Napoli Arpino ha nelle mani il match, arriva questa rete di Mirano con una grave disattenzione di Tommasone che si lascia sfuggire il pallone in fondo al sacco. Poi prima dell'intervallo ancora una chance per Maggio e poi il fallo in attacco commesso dal Napoli Arpino con il tiro libero fallito però da Giovanni Maggio. Le due squadre vanno al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 2-0 e ancora due buone occasioni per il Napoli Arpino ad inizio ripresa, questa azione tutta in velocità con il tiro di granata e la parata di Amoruso e poi ancora una chance per Maddalena, ci pensa un capolavoro di Maggio al minuto numero 36 con questo destro all'incrocio dei pali, niente da fare per Tommasone, un altro Scafati, ci prova Ferraioli, bravo Tommasone con il Napoli Arpino che cerca con Giacalone il gol del nuovo vantaggio. Invece arriva il sorpasso da Gato Mirano con questo colpo al volo un po' fortunato su assist di Giovanni Maggio. Tommasone viene schierato ogni tanto portiere di movimento, ma non arriva il gol neanche con questa chance targata Inno. E invece l'autorete di Spigonardo al minuto numero 49 vale il 2-4 per lo Scafati. Il Napoli Arpino non riesce a reagire con il portiere di movimento negli ultimi 10 minuti. Non ci sono occasioni importanti da segnalare se non il 5-2 targato Mirano al minuto numero 60. Per l'importante vittoria esterna dello Scafati contro un Napoli Arpino che nel secondo tempo non è stato sicuramente all'altezza.